Siamo nel piazzale antistante, l'auditorium del parco. Oggi un incontro tra il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, e il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente. Oggi l'avvio del Ferrara Busker Festival proprio qui all'Aquila. Alle mie spalle gli artisti che animeranno questa bellissima e insolita serata aquilana sono 100, ma sono una piccola parte di quelli che in realtà si esibiscono a Ferrara, ovviamente per motivi logistici legati alla situazione particolare della nostra città. A Ferrara sono oltre 1000 ogni anno gli artisti di strada provenienti da oltre 40 paesi del mondo, richiamano circa 800.000 spettatori. Dunque una scommessa vinta anni fa dalla città emiliana, che quest'anno ha voluto fare un regalo alla città dell'Aquila per riportare vita e poesia nel centro storico. Il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, è qui per un incontro con il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, proprio quest'oggi in occasione dell'anteprima del Ferrara Busker Festival qui all'Aquila. Un bel regalo che avete fatto alla nostra comunità, sindaco. Beh, il regalo è reciproco, perché venire all'Aquila è già un regalo importante. Ci siamo già incontrati a Roma per rendere pubblica questa iniziativa. È un'iniziativa che ci consente di portare all'Aquila tanti gruppi musicali che vengono da tutto il mondo, di fare qui l'anteprima del Ferrara Busker Festival, ma ci consente anche nello stesso tempo e con grande gioia di visitare una splendida città e di dare un nostro piccolo contributo per attirare l'attenzione di tutto il nostro paese sul centro storico dell'Aquila. Due comunità tra l'altro accomunate, seppure in misura diversa dal dramma del sisma. Lei è stato nel centro dell'Aquila, che impressione ne ha ricavato? Ma l'impressione è quella che ricavano tutti quelli che vengono a trovare questa città, ed è l'impressione tragica di un posto abbandonato. E siccome i centri storici del nostro paese sono il cuore della vita, della cultura, dell'esperienza quotidiana dei cittadini, non solo di quegli anziani ma anche dei tanti giovani in tutta l'Italia, penso che privare una città come l'Aquila, come tutte le città del suo cuore, sia un elemento, diciamo così, doverosamente da superare. Quindi l'impegno di tutti deve essere teso proprio a superare questo problema. Ecco, ci saranno altre occasioni di incontro tra Ferrara e l'Aquila? Lei, il sindaco Cialente, avete messo in cantiere qualcosa? Guardi, per la verità da queste cose nascono sempre esperienze di collaborazione. Abbiamo cominciato col Ferrara Busker Festival, siamo città anche universitarie e quindi ci teniamo magari ad approfondire questo legame attraverso le tante cose che ci accomunano. Siamo siti UNESCO, abbiamo un centro storico che, diciamo così, vuole essere conservato, e quindi abbiamo tantissimi elementi da poter condividere e da accomunare. Quindi spero davvero che ci siano occasioni anche per approfondire questa relazione nei mesi prossimi, negli anni prossimi. Siamo con colui che ha inventato il Ferrara Busker Festival, che ne è il direttore artistico, che ha fatto da quella che sembrava una scommessa impossibile. Gli artisti di strada venivano addirittura sanzionati. Oggi 800.000 visitatori l'anno, sicuramente il più grande festival al mondo di artisti di strada, con oltre 1000 presenze. Beh, intanto ringrazio, perché avere un aggettivo qualificativo di questo tipo fa un certo effetto. Fa un certo effetto, e prima ne parlavo con il vostro sindaco, portare il festival qui all'Aquila, che per me è un modo veramente particolare e dinamico di sentire l'emozione fior di pelle, soprattutto in base a dei gruppi che nessuno conosce, perché il gioco fantastico è che noi invitiamo dei gruppi sconosciuti, perché lavorano nelle varie città, nelle varie strade, e che poi portano migliaia di persone, quindi è un privilegio portarli in questa bellissima città con tutta la problematica che entrambi sappiamo. Secondo lei, secondo la sua esperienza, una città può vivere di musica, di scommesse come questa, di vita come questa, anche una città come la nostra, in cui ci sono problemi anche logistici e oggettivi ad andare in centro? Ma credo che la musica di strada abbia delle caratteristiche particolari, cioè un luogo che diventa luogo di aggregazione in rapporto a una strada, una piazza, un vicolo, perché sono le persone che fanno il festival. Cioè noi possiamo trovare anche un Ligabue che suona in una stradina, ma è il pubblico che sta intorno, che fa il coacervo, che fa il crocchio. Senza questo potremmo avere qualsiasi musicista, ma è il pubblico che fa festival, che fa aggregazione. Una frase famosa che è: un passante, se si ferma, diventa spettatore. Let's go.
Quindi i baskers, i musici e tutto quello che riguarderà il coinvolgimento anche di piazze e zone del centro storico che attualmente sono ancora in una condizione un po' precaria per via del sisma e della successiva ricostruzione che nel centro storico, viva Dio, è iniziata bene, ebbene tuttavia vogliamo riacquistare e riacquisire questa capacità di esserci all'interno del centro e fare in modo che la gente percepisca che comunque il nostro obiettivo è quello di farlo rivivere il centro storico in tutto il suo splendore quando sarà completamente ristrutturato. Ecco, a proposito della perdonanza, un motivo di soddisfazione e invece un rimpianto per questa edizione? Ma il rimpianto è facile dirlo, è la scarsa attenzione di qualche sponsor che ci ha abbandonato. Vedi la Biper, la scarsa attenzione di una regione che ci aveva abbandonato e che il 14 di agosto invece è stata attenta e ha recuperato quel gap che si era determinato per via del mancato rifinanziamento della perdonanza. E il rimpianto ancora è non aver potuto realizzare quello che era uno degli appuntamenti già previsti nel cartellone, che era l'appuntamento con Pino Daniele e con la sua orchestra di 100 elementi e che sarebbe stato uno spettacolo straordinario, però purtroppo l'incertezza l'esiguità dei fondi non ce l'hanno consentito. Note positive io credo che ce ne siano molte, intanto vogliamo fare in modo che ci sia questo avvicinamento importante all'edizione 2015, quando spero che verrà coronato, ci sarà il riconoscimento della perdonanza come patrimonio immateriale dell'umanità a cura dell'UNESCO e quindi abbiamo voluto attribuire ai significati, ai valori, a quelli tradizionali ma anche ad un'innovazione importante, quella attenzione che la perdonanza merita sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista appunto della enfatizzazione delle tradizioni.